Un momento dedicato ai giovani, ai loro interrogativi e alla grande sete di conoscenza che li contraddistingue. Si è concentrato su questo il primo appuntamento della nuova stagione culturale della Taverna di Braria di Latiano. L'atrio di Palazzo Imperiali ha infatti costituito la splendida cornice per un appuntamento con l'autore degno di nota, patrocinato dall'amministrazione comunale e dalla BIC. È organizzato in collaborazione con le tre parrocchie di Latiano. Si è svolta con queste premesse lo scorso 31 agosto la presentazione del libro dal titolo Le religioni spiegate ai giovani, scritto da Mauro Leonardi, sacerdote noto per la sua presenza in diversi programmi televisivi, membro dell'Opus Dei, nonché articolista per Avvenire, Metro, AGI, Agenzia Giornalistica Italiana, e scrittore di racconti, saggi e romanzi. Edito da Diarcos, il volume scritto da Don Mauro è un saggio che con un linguaggio chiaro e divulgativo traccia un profilo approfondito dei principali culti religiosi presenti oggi in Italia. La casa editrice di Arcos ha rilevato che c'era questo buco editoriale e siccome esiste in questo momento in Italia una grande domanda sulle questioni religiose, non soltanto per quanto riguarda i grandi temi, naturalmente è stata accentuata dal coronavirus, ma anche per quanto riguarda le piccole, diciamo così, questioni quotidiane. E poi serviva un libro, non esiste un libro che in maniera sintetica parli di 10-11 religioni come fa il nostro, e in maniera, per quanto possibile, conservando la complessità della diversità, però per quanto possibile che usi un linguaggio semplice, accessibile a tutti. L'evento è stato caratterizzato dalla classica formula del dialogo tra il conduttore della presentazione dell'opera, il giornalista brindisino Nicolo Russo, e lo stesso Don Mauro Leonardi, che ha argomentato sui contenuti della sua opera alla presenza di un folto pubblico fatto rigorosamente accomodare secondo le indicazioni di distanziamento per il contenimento da contagio da coronavirus. Attenta e composta la platea, che ha ascoltato con attenzione gli argomenti affrontati, legati alle questioni relative, ad esempio, agli incontri che si possono fare oggi in Italia con persone di razze, religioni e credenze diverse, e di come funzioni la loro convivenza. Cioè, la domanda vera è: ma se mia figlia si sposa o si fidanza con un musulmano, che mi succede? I miei nipoti devono diventare musulmani, va a vivere, scompare, scappa, la rapiscono. Se il badante che prendo per mio nonno è Sikh, che vuol dire avere, o indù, capite? Quindi, oppure mio figlio ha in classe un ragazzino di Scientology, che vuol dire sta roba? Crede negli astronauti, negli extraterrestri? Come mi cambia la mia vita? Quindi le domande che io faccio nelle interviste non riguardano tanto i principi primi, a volte sì, vengono fuori. Nell'opera, sotto forma di quesiti, i diversi aspetti sono stati affrontati da diversi testimoni, persone cioè che vivono felicemente il loro credo religioso nell'Italia di oggi e per ognuno dei quali nel libro sono state riportate le dichiarazioni in merito a diverse domande poste dall'autore alle persone coinvolte. Affascinante, perché diciamo io non l'ho voluto chiamare interviste, ma l'ho voluto chiamare incontri con dei testimoni, perché mi interessava parlare con delle persone che vivessero la loro religione adesso in Italia. E quindi sono sempre stati incontri con delle persone che mi hanno raccontato la loro vita. Poi da questo si è anche desunto alcuni principi delle loro religioni oppure questioni della vita quotidiana loro religiosa. Le domande sono state integrate soprattutto da una in particolare con la quale si chiedeva come poteva la religione in qualche maniera cambiare il paese italiano, visto che comunque sono testimoni che vivono tutti in Italia. Diciamo, la tesi di fondo del mio libro è quella della interreligiosità, che non è molto lontana sia dal sincretismo che dall'indifferentismo, cioè io non dico affatto che sia uguale, che tutte le religioni sono uguali, ovviamente tutte le religioni sono uguali dal punto di vista della dignità, ma non dal punto di vista dei contenuti. La interreligiosità è il concetto per il quale noi troviamo i terreni comuni
esterni al dogma interno della religione per costruire il bene del paese. Attiva la partecipazione dei presenti al momento delle domande da rivolgere a Don Mauro Leonardi, incalzato sui vari temi delle religioni affrontati nel libro e su riflessioni di importante connotazione. Volevo introdurre proprio questo, cioè la difficoltà, noi abbiamo ucciso il Dio, cioè l'idea di Dio, facendo delle religioni uno strumento identitario dal punto di vista politico, sociale, economico. L'Islam non è quello del Corano, l'Islam è le manifestazioni che purtroppo abbiamo all'interno di vari paesi, che non è l'Islam, che non è il cristianesimo, che non è il cattolicesimo. L'intento del libro Le religioni spiegate ai giovani è quello di cogliere le caratteristiche dei culti oggi più diffusi e praticati e con un linguaggio chiaro e divulgativo spiegare come e quando sono nate e quali sono gli aspetti che le accomunano in quanto espressione profonda del nostro essere umani. La volontà di coinvolgere i giovani in un argomento importante come questo parte proprio da quella perplessità che si è cercato di colmare con questa stesura. Il giovane è attratto dall'autenticità di vita del testimone. Quando incontra una persona che cerca di vivere con convinzione, con coerenza la propria fede, la propria religione, allora quel giovane è attratto e quindi fa domande che riguardano la vita. Quindi bisogna innanzitutto vivere la propria religione e poi saperla spiegare. La grande conoscenza del mondo social dello scrittore del libro rappresenta una innovazione positiva per il messaggio di interreligiosità che si vuole dare anche con il libro. Oltre ad essere un esperto comunicatore multimediale, infatti, Don Mauro Leonardi ha contatti con diverse migliaia di persone attraverso il suo blog mauroleonardi.it e tra l'altro, da poche settimane, le statistiche raccolte dagli esperti della rete lo vedono al primo posto tra i religiosi presenti su TikTok, il noto social network che permette di creare video creativi.